La democrazia è collettivismo. Questo libro ha l'obiettivo di dimostrare che la democrazia parlamentare è ingiusta, conduce a derive burocratiche e stagnazione, mina la libertà, l'indipendenza, la libera iniziativa di impresa e genera antagonismi, interferenze indebite, immobilismo, eccessi di spesa. Ma non per colpa dei partiti che comandano i politici, che tradiscono il mandato, semplicemente perché il sistema non può che funzionare così. La parola stessa democrazia, governo del popolo, implica che siano direttamente i cittadini a decidere come la società debba essere organizzata. Le decisioni le prendiamo tutti insieme. Per esempio, quale debba essere il livello di pressione fiscale, quanti contributi pensionistici devono versare i datori di lavoro, cosa sia opportuno insegnare a scuola, quanti soldi destinare alle energie rinnovabili e così via. La democrazia, dunque, per definizione è un sistema collettivista, è un socialismo mascherato, dove tutte le decisioni importanti relative all'organizzazione sociale, economica e materiale della società vengono prese dalla collettività, il popolo dà mandato ai propri rappresentanti seduti in Parlamento, cioè allo Stato, affinché essi prendano tutte queste decisioni in loro vece. Vedremo che è proprio questo decidere democraticamente la ragione dei diversi mali che affliggono la società, cioè che ogni istanza sociale ed economica sia controllata dallo Stato o dai suoi rappresentanti. La tesi di questo libro è che tutti i problemi, come la burocrazia, parassitismo, crimine, corruzione, disoccupazione, inflazione, scarsa qualità dell'istruzione e così via, non sono da imputare a una carenza di democrazia, ma invece sono proprio connaturati con la democrazia. E quindi richiedere ancora più democrazia non fa altro che peggiorare tutti questi problemi. Questo libro è organizzato in tre parti. Nella prima parte verranno analizzati e smentiti 13 miti popolari sulla democrazia, verso la quale oggi c'è una fede assoluta, come se la democrazia parlamentare fosse un dio. E come ogni culto, la democrazia ha credenze, dogmi, che tutti accettano come verità indiscutibili, tra cui appunto questi 13 miti popolari. Nella seconda parte si spiega come mai il sistema democratico porti inevitabilmente a tutti quei problemi che dicevamo prima e perché il sistema democratico è inefficiente e ingiusto. Nella terza parte del libro verrà proposta un'alternativa alla democrazia, cioè un sistema politico basato sull'autodeterminazione dell'individuo. Un sistema caratterizzato da decentralizzazione, amministrazione locale e pluralismo. È un sistema dove ciascun individuo può decidere per sé, quindi ha grande libertà di scelta su tante questioni importanti della sua vita, dove la decisione viene sottratta alla collettività, quindi la decisione non è collettiva, democratica, ma è consegnata all'individuo. È un sistema che garantisce libertà agli individui. È basato sugli scambi e le relazioni volontarie tra individui.